che era una famiglia molto modesta sia dal punto di vista economico che dal punto di vista culturale. Mio padre avrebbe voluto fare l'università, ma i suoi non avevano soldi abbastanza per mantenere gli studi. Quindi ha fatto l'istituto tecnico, è diventato geometra, eccetera, eccetera. Mia mamma ha potuto studiare fino alla terza media, terza ginnasia, non c'era ancora la media, perché era figlia di un macchinista delle ferrovie, e i macchinisti e i ferrovieri in generale erano, mia mamma si considerava aristocrazia operaia. Sì, perché mentre si poteva essere muratore senza sapere leggere né scrivere, per fare il ferroviere bisognava essere almeno alfabetizzati, altrimenti non si poteva. Di conseguenza lui si è fatto fotografia, cioè a casa proprio, una foto di questo mio nonno, che è lì seduto al tavolino, con già calata una matita in mano che scrive, come segno appunto quello era la sua forma di riscatto da una condizione di dipendenza, che qual era il lavoro dipendente per l'appunto, un lavoro faticoso. Mia madre poi è nata in questa famiglia ed è rimasta orfana di padre che aveva 3 anni, e questo mio nonno prese la polmonite, che era la loro malattia professionale, di quelli che guidavano le locomotive aperte, e quindi mia mamma rimase orfana di padre ben presto. Fu allevata con l'aiuto di uno zio, che era anche lui un ferroviere molto più convinto perché era un anarco-sindacalista iscritto. Aveva passato l'idea della pura conoscenza delle leggere dello scrivere, e lui è andato. Quando questo mio zio si occupò di mia madre diventò a sua volta una ragazza più libera di quanto non potessero essere le sue compagne di scuola di età che non sapevano leggere né scrivere perché non venivano andate a scuola. Anche quando fu introdotto l'obbligo scolastico, le famiglie andavano a scuola i ragazzi, ma le ragazze no. L'opinione era tale che devono solo sposarsi, per sposarsi non può sapere neanche né scrivere. E quindi le donne rimangono sempre indietro nella frequenza scolastica. Il famoso sorpasso è avvenuto recentemente, quando le ragazze hanno cominciato ad essere mandate a scuola. E devo dire che questo sorpasso segnalò anche che in genere prendevano dei voti migliori. Qui viene subito detto perché sono più diligenti. Ogni volta che c'è qualcosa in più delle donne, viene cercata una spiegazione in meno. E questo perpetua un predominio maschile, anche non coscientemente voluto, ma quasi spontaneo.